probabilmente ti sei perso qualche video. Io ieri, ora fammi rispondere, io ieri a Foligno ho parlato delle teorie del professor Auriti, ieri, l'altro ieri a Foligno, per cui non è vero che non ne parliamo affatto, Marco, non è vero, però dovete capire che c'è differenza tra slogan e politica, e anche dire usciamo domani dall'euro è uno slogan che utilizzano le persone che francamente non capiscono che esistono step by step, che esiste un percorso di ricerca di sovranità nazionale, perché senza una banca pubblica e nazionalizzata tu non puoi stampare moneta, e è quello che ci siamo arrabbiati fino a farci espellere così tanto durante la votazione del decreto IMU Banca d'Italia, non soltanto per il regalo delle 7,5 miliardi di euro alle banche, ma perché si allontanava ancora di più la possibilità di avere una banca pubblica e nazionalizzata. Questo è il concetto. Il Movimento 5 Stelle nasce per creare sovranità, sovranità alimentare, energetica, dell'informazione, sovranità monetaria, sovranità politica. Vi dico, faccio degli esempi. Sovranità politica, il Movimento 5 Stelle è uno strumento, non servono più gli intermediari, non servono più i partiti, non servono più, perché oggi con la rete è possibile rompere l'intermediazione, e intermediare è sempre una forma di esercizio del potere, e si può fare politica direttamente. E noi siamo un esempio, Angelica è un esempio, è entrata, è candidata e non conosce Grillo, non conosce Casaleggio, l'hanno scelto gli attivisti di Terni. Io sono entrato in Parlamento spendendo 144 euro di campagna elettorale, quindi non avevo nessuno alle spalle che mi ha finanziato la campagna elettorale. Sovranità dell'informazione, tanti cellulari stanno riprendendo e metteranno queste informazioni in rete, e ci saranno queste informazioni in rete a costo zero, fruibili a tante persone, chi vorrà interessarsi, senza l'intermediazione del sistema mediatico. Sovranità alimentare, tutte le proposte di legge della Commissione Agricoltura sono sempre indirizzate al concetto di chilometro utile, di chilometro zero, di mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia. Per quello vogliamo mettere i dazi per le arance marocchine, fino a che le arance di Paternò in Sicilia marciscono negli alberi. E sovranità energetica, sto arrivando, sovranità energetica, Marco, noi oggi, come tu sai, non siamo un paese sovrano né dal punto di vista alimentare né dal punto di vista energetico, per cui per un paese che importa purtroppo materie prime e anche materie prime energetiche, domani in 448 dobbiamo riprenderci la nostra moneta, se prima non hai fatto una politica alimentare e energetica di sovranità, è un suicidio, è un suicidio. Prima crei una banca tua, e questo stiamo facendo, prima fai leggi per produrre energia in Italia, stop al consumo del suolo, stop al petrolio, pro rinnovabili, prima fai delle leggi perché ci possiamo essere autosufficienti dal punto di vista alimentare, e questo è uno dei punti del programma per l'Europea, e poi ti prendi la tua moneta, quello è l'obiettivo. Però Marco ha un'idea molto simile alla mia, sicuramente, perché io le ho studiate le teorie del professor Auriti, ma magari lui ha un'altra idea, e il Movimento 5 Stelle non funziona perché io e Marco prendiamo una decisione, se io e te prendiamo una decisione diventiamo un partito in un giorno, non siamo un movimento che crede nella democrazia diretta e nel fatto che si possa decidere tutti quanti assieme. Questa è la risposta precisa, e i referendum non sono soltanto degli strumenti decisionali, sono degli strumenti che creano informazione, questa è la logica. Non fanno un referendum allora. È già nel programma un referendum, tra l'altro non si può fare un referendum decisionale sul tema della moneta, ma si può fare consultivo e di indirizzo, si può fare, è stato fatto nell'89, è già nel programma, e noi, dato che i risultati che abbiamo ottenuto in Parlamento, poi voglio sapere, Marco, se hai possibilità di fare questo diciamo dialogo molto lungo, e ti prego dammi tempo di rispondere nelle altre piazze con gli altri partiti e di venire qui e poter parlare, poi dimmelo, per cui cerca pure di rispettare e fai finire, perché se interrompi ogni due secondi secondo me squalifichi un po' il giusto intervento che ha fatto qua sul palco, questo giusto per dirlo, per correttezza. E parleranno anche gli altri, non solo te, tu hai già parlato, quindi basta, ora parleranno gli altri. Il concetto tra 5 minuti arriva la Digos. No, state calmi, le regole si rispettano sempre, state calmi, che se i primi quattro ti mettono galera. Volevo ringraziare, guarda, scusa, prendo proprio le forze dell'ordine che stanno qua e ci stanno lavorando solo perché ci siamo noi, quindi le ringrazio perché stanno qua sotto la pioggia a fare il loro lavoro, loro fanno il loro, noi facciamo il nostro da cittadini comuni.
I risultati che abbiamo ottenuto in Parlamento, purtroppo, perché io ho fatto il catechista, quindi credo fermamente nel dialogo, li abbiamo ottenuti esclusivamente con il ricatto, purtroppo. Si andava dai deputati del PD e gli si diceva: o passa questo emendamento per diciamo, congelare le cartelle di Equitalia per le aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato ed è passato grazie a 5 Stelle, è diventato legge dello Stato, oppure noi occupiamo la Camera e vi facciamo rimanere qui a mangiare quei tecchini e lenticchie a Capodanno, perché questo è il sistema. Fa ridere, ma è il sistema. Noi abbiamo la strategia del trolley. Si chiama così. Il giovedì, qualcuno lo sa, ma è vero, il giovedì uno dei nostri deputati va di fronte al guardaroba e va a vedere se ci sono i trolley. E ci sono sempre i trolley il giovedì. C'è il trolley di Brunetta. C'è il trolley di Berlusconi che è identico a quello di Renzi. C'è il trolley della Santa Chè che è tutto di plastica. Ci sono questi trolley. Noi sappiamo quindi che sono pronti per partire e andarsene nelle loro spa venerdì, sabato e domenica. Ed è lì che andiamo dal delegato d'aula di PD Rosato e gli diciamo: noi facciamo ostruzionismo. Come ostruzionismo? Non la vedete? Che abbiamo cambiato idea. E quanti giorni dura questo ostruzionismo? 4, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Sempre così. Lui dice: iniziate. Noi lo iniziamo, abbiamo un'età media di 28 anni, siamo piuttosto giovani. E loro iniziano a innervosirsi. Vedi Ettore Rosato che diventa bianco e viene criticato da tutti loro che lo circondano in Parlamento. Ci avevi detto che stasera ci mandavi a casa. E dopo 2-3 ore di ostruzionismo si avvicina. Così funziona il mercato del pesce. Così funziona e ci dicono: che cosa volete?